Giro le domande dei nostri colleghi, cominciando da Pippo Gatto. Una gara esemplare dei suoi ragazzi, ma il punto è tutto suo, mister, perché fare le gare con una rosa all'osso è davvero da grandi. Ma penso che fantastici ragazzi, fantastici, perché l'ho detto già in conferenza, volevo che si lavorava nella difficoltà, stringerci, andare oltre su ogni episodio, su tutto, lo hanno fatto. Sono contento per... non mi piace parlare dei singoli, quindi prestazione di alcuni che magari non riuscivano e oggi hanno fatto una grossa gara. Magari faccio l'esempio di uno su tutti, del ragazzo di Ba. So quanto valore, quanto cuore ha questo ragazzo, quanto ha sofferto negli errori, e oggi lui è l'emblema della gara. Stesso Angelo aveva fatto una buonissima gara. Poi c'è stato quell'episodio dell'espulsione, quindi sono messi tutti. Poi a un certo punto devo giocare sempre con attaccanti a mezzale, essendo in 10, lo hanno fatto, i nostri attaccanti hanno difeso, quando dovevano le poche volte ripartire sono ripartiti, quindi sono contento e davvero i complimenti a loro. Francesco De Filippo, grande prova di carattere della squadra, gara condizionata dall'espulsione di Corsi, tutto ciò accresce la sua fiducia per il prosieguo del campionato? Sì, assolutamente, perché siamo un gruppo unito, un gruppo tosto, ho dei ragazzi che stanno lì, sanno soffrire, vogliono sempre comandare la gara. Oggi per 20 minuti l'avevamo fatto bene, poi onestamente, devo essere sincero, non si poteva andare oltre perché magari in alcuni ruoli non avevamo magari giocatori di ruolo e quindi il nostro solito gioco poi non siamo più riusciti a farlo, perché magari di solito quando ci prendono le misure avversarie sulla nostra costruzione iniziale poi riusciamo comunque, e quindi però so che non potevo chiedere altro, quindi devo essere sincero, il primo tempo, dopo i primi 20 minuti loro ci hanno messo davvero sotto, però noi siamo stati lì a saper soffrire, a cercare di ribattere su ogni occasione, ci siamo difesi compatti, quindi è bello vedere questa squadra che è un corpo unico e questo è importante. Fabio Mandato, mister, ha parlato con Corsi, troppa foga, mancanza di concentrazione in quel frangente, come se lo spiega questo intervento che, secondo Mandato, ha penalizzato una squadra già con pochi uomini a disposizione? Ma onestamente Angelo era concentratissimo, stava facendo una gara eccezionale, davvero era una diga, perché poi lì davanti avevo chiesto un po' più a lui di restare comunque sempre in posizione, e perché Ba è più propenso ad attaccare in avanti, quindi... poi noi giochiamo con due e mezzo, quando incontri un centrocampo a rombo fai comunque fatica già con elementi di ruolo. Angelo era una vita e non faceva questo ruolo, questa settimana si è applicato tanto. L'espulsione la devo rivedere, sembrerebbe un po', magari la gamba era un po' alta, però forse con la gamba mi dicono che non l'ha toccata, però queste comunque sono decisioni che non prendo io, insomma. Martina Milia, mister, un pareggio che vale oro. A tratti il Cosenza ha anche giocato meglio in inferiorità numerica. L'inserimento di Ba, nato dall'emergenza a centrocampo, comunque ha disputato una bella partita. Pensa possa avere altre occasioni? Sì, ma il ragazzo ha sempre una grossa considerazione a parte mia. Normale, deve stare, è un carattere particolare, stare tranquillo, deve stare sempre sul pezzo, non si deve innervosire magari se qualche episodio gli va contro. È vero che poi a un certo punto in inferiorità era quella la gara da fare, e paradossalmente abbiamo avuto un'occasione davvero importante con il colpo di testa imbittante che poteva in 10 cambiare davvero le sorti. Storino, per la prima volta da quando lei è allenatore vi siete snaturati tatticamente giocando con lanci lunghi dal basso nel secondo tempo. Una soluzione dovuta all'inferiorità numerica o si potrà rivedere un Cosenza che giocherà in questo modo anche in futuro? No, era per forza di cose, dovevamo cercare l'attacco verticale, lavorare sulla seconda con Carretta, che fin quando ne ha avuto potevamo attaccare gli spazi alle spalle di uno dei due centrali, tirarli fuori, anche perché erano pure molto stanchi lì in mezzo, Tremolada fin quando ne ha avuto, è rimasto, l'ho tirato fin quando ne ha avuto, quindi l'idea era quella, magari costruire con il braccetto di destra e di sinistra, far alzare già il quinto e giocare su Carrette, magari il quinto che riusciva, o Bittanto Vera che poteva accompagnare, abbiamo fatto più dal lato di Bittante. Poi sfortunatamente c'è stato, dobbiamo valutare l'episodio di Bittante, dobbiamo valutare come sta, perché spero che non sia un infortunio grave, insomma.
Ecco, Pier Giorgio Giorno ancora una volta fischiato contro la Cosenza un rigore inesistente, ormai sta diventando una consuetudine, cosa ne pensa? Ma io non ho visto l'immagine, credo che l'avete vista voi e avete analizzato le immagini pure in altre gare, quindi avete analizzato spesso determinate situazioni che da parte mia io devo pensare a fare bene il mio lavoro e dispiace se qualche episodio ci va contro, mi dispiace, però onestamente non sono io a poter giudicare, soprattutto dal campo, perché l'arbitro comunque più vicino valuta, però insomma credo che avete visto meglio voi dalle immagini. Danilo Perri torna sulle impressioni sull'infortunio di Bittante. Sì, dobbiamo vedere come sta. Era in sala medica, già stavano i dottori vedendo un po', hanno già fatto qualche controllo, però ci sarà da vedere un po' sulla risonanza che problema c'è. Ferrantino, una sintesi, un secondo tempo di sacrificio, inferiorità numerica, un buon punto e ancora rinviata la prima vittoria interna. Sì, quello mi fa rabbia, però oggi pensiamo a quello che hanno fatto i ragazzi, hanno fatto un buon punto contro per me una squadra fortissima, una squadra forte, allenata bene e quindi faccio i complimenti ai ragazzi, carichiamo subito le pile per la prossima. Insomma, perché dovremo andare a affrontare una partita importantissima contro una diretta concorrente, quindi dobbiamo già avere la testa all'entella, insomma. Grazie mister, forza lupi. Grazie a voi e forza lupi sempre.